È tutto pronto? Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, va in scena la terza giornata di questa nuova Serie A. Vanno in campo Chievo-Verona contro Parma. La telecronaca, come sempre, è affidata a Franky Romano. Dopo il Parma viene dalla bellissima vittoria contro il Milan alla seconda giornata, una vittoria che ha lasciato anche diversi strascichi. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo e il pareggio alla prima sull'osticissimo campo del Cesena. Le squadre sono pronte a centrocampo, i soliti rituali di inizio gara, pubblico gremito. Andiamo a vedere le formazioni con il Chievo Verona che si presenta con Paloschi e Meggiorini in attacco, il solito 4-4-2, un 4-4-2 coperto, con Schelotto e Birsa ad agire sugli esterni e il ghanese Kofi in mezzo in cabina di regia. Frattempo anche il Parma con il consueto 3-5-2, il modulo scelto da Franky Romano. C'è una novità: Demidov viene spostato in linea mediana e viene confermato Andrea Ramaio al centro della difesa, che tanto bene ha fatto nella partita contro il Milan di Filippo Inzaghi. Strette di mano, inquadrature per Widmer, che sta veramente giocando bene, buono l'impatto con la nuova società. Qui vediamo ancora inquadrato Kavlan del Chievo, il nuovo acquisto proprio all'ultimo minuto di mercato. Ancora immagini prepartita, dicevamo lo stadio è gremito. L'arbitro è ancora lui, Guido Pantaloncini, che su tre domeniche probabilmente ne ha arbitrate due per il Parma. Ci sia un rischio di una nuova Parmopoli, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, tutto pronto. Giovinque Diamantakos sul cerchio di centrocampo per dare il via alle ostilità e comincia la terza domenica di campionato con il Parma che va a battere il fischio d'inizio. Gira palla il Parma. Buona la fase iniziale di possesso, Eriksen che giostra sulla metà campo, serve Diskerud, anche lui molto bene l'impatto con la Serie A. De Buck ricomincia indietro per Landre, Landre apre per Rolin per Widmer e si inserisce. Buono lo scambio nello stretto del Parma, ancora la palla per Diskerud, vede la profondità di Diamantakos che rientra sul destro, il tiro ed è bravissimo. In questa occasione il portiere del Chievo, poi cincischia troppo Eriksen, macchinoso il norvegese in questo caso, e sfuma l'occasione per il Parma. Rivediamo i riflessi felini di Albano Bizzarri, schierato un po' sorpresa da Corini, e di inquadrature meritate per Eriksen, anche lui una nota positiva. Andiamo avanti con le immagini, siamo nella prossimità del sesto minuto, c'è il rinvio di Bizzarri, Eriksen svetta e riesce a servire Diamantakos che apre prontamente ma consegna di fatto palla al Chievo. Ancora a Birsa a manovrare a centrocampo, vedete mai che si inserisce Meggiorini che lavora sulla sinistra. Buono il possesso palla del Chievo, ancora Kofi sulla tre quarti del Parma per Schelotto si preferisce allargarsi, la palla per Birsa, il mancino è un problema per il cross. Schelotto ancora, prolungata l'azione del Chievo, alla fine la girata velenosa di Alberto Paloschi. Rivediamo, molto bella di prima intenzione ma non porta i risultati sperati. Immagini avanti, tredicesimo minuto, rimessa laterale per il Chievo. Birsa sembra tutto tranquillo, riesce a sgusciare sull'out di sinistra, poi consegna di fatto palla a Giovinco che apre subito per Diskerud, veramente un faro nel centrocampo del Parma per De Bock, bellissima l'azione tutta di prima, si chiude il triangolo, Diskerud va al tiro, viene sporcato da Frey e quindi si riprenderà con un calcio d'angolo in favore del Parma. Rivediamo la conclusione e il capitan Zukanovic che fa i complimenti a Kavlan per l'attenzione che sta mettendo nella fase difensiva. Si riparte dunque dalla bandierina, parte Mikkel Diskerud ma riesce molto bene Bizzarri, attentissimo in questo inizio gara. 23esimo minuto, rimessa laterale per il Chievo in zona offensiva, il giro palla con Edimar, viene pressato molto bene da Demidov, oggi schierato a centrocampo, ma il Parma sparacchia via la palla e consegna la palla al Chievo. Ancora nello stretto, manovrano molto bene gli uomini di Corini, Etemai ne fa fuori uno, Schelotto cerca un passaggio illuminante in verticale, ma non è pronto Kofi. Andiamo avanti con le immagini, 29esimo, Edimar
Edimar, un buco incredibile, palla per Meggiorini, è molto attento Rolin, ma poi ci incischia un po' troppo e il pressing di Meggiorini ha i suoi risultati, chiede l'1-2 con Etemai, può puntare il fondo, arriva il cross in mezzo e Paloschi sigla l'1-0 al 31esimo per il Chievo-Verona, doccia fredda per il Parma, ma colossale veramente la disattenzione di Rolin sull'out di destra, che dopo aver conquistato palla da Meggiorini la riconsegna al Chievo, che con due passaggi arriva sul fondo, c'è il cross di Meggiorini e la girata molto bella, la torsione di Alberto Paloschi, che non lascia scampo a Skorupski. Il saluto ai tifosi del Chievo di Alberto Paloschi e al suo primo gol alla terza giornata in Serie A. Partono le ostilità, 41esimo, ancora Chievo che si fa vedere con Meggiorini. Lavora un ottimo pallone, poi lo serve ad Etemai. Etemai veramente in forma quest'oggi il finlandese. Ora palla per Etemai, Kofi manda in profondità Birza che angola troppo con il piede che non è il suo, visto che è un mancino, apre troppo l'interno destro del piede. E la girata finisce sul fondo, ma grosso pericolo per gli uomini di Franchi Romano, qui un po' disattenti nei movimenti difensivi. Giovicco. Proprio allo scadere del primo tempo il Parma si fa avanti con De Bock, che chiede 1-2 a Diskerud, ma riconquista palla Frey, che poi si addormenta, la palla per De Bock che vede l'inserimento ancora di Mikkel Diskerud, che arriva sul fondo e riesce soltanto a guadagnare un angolo. Proteste del Chievo qui per un fallo, volevano fallo del norvegese Diskerud, norvegese naturalizzato americano. Intanto rivediamo l'1-0 di Alberto Paloschi, molto bello. Probabilmente si batterà l'angolo e poi finirà la prima frazione di gara. Ancora Diskerud, sempre lui, scambio corto con Rolin che abbette fuori per Demidov, che va al tiro ed è ancora attento, non perfetto, Bizzarri, ma molto efficace. La palla rimane ancora sulla tre quarti per Widmer, che può puntare, trova il fondo, arriva dentro, mette in mezzo e con un po' di affanno libera la difesa del Chievo, e su questa azione giunge anche il fischio finale del primo tempo da parte del signor Pantaloncini. Dunque le squadre vanno a riposo con il punteggio di Chievo-Verona 1 e Parma 0. E allora davvero una partita deludente. E dunque tutto pronto per la seconda frazione di gara, batte questa volta il Chievo Verona, andiamo avanti con le immagini, 48esimo, esce bene il Parma con Diamantakos, dona palla a Giovinco per Eriksen per Demidov, buona la prova anche sua in un ruolo nuovo, Diamantakos può puntare il fondo, rientra sul destro, entra in area, il contatto con il difensore del Chievo, sembrerebbe essere rigore in un primo momento, ed invece no, l'arbitro assegna la punizione appena fuori dall'area, veramente un centimetro, questione di centimetri questa per l'assegnazione del rigore o meno. Vediamo l'arbitro intento a signor Pantaloncini, intento a far mantenere la distanza, inquadratura per Diskerud, le palle inattive sono tutte le sue, comunque era una grossa chance per il Parma, sulla palla Mikkel Diskerud. Serva bene il piazzamento dei compagni, poi un tiro cross su cui non entra nessuno e il Parma spreca un'altra occasione per giungere al pareggio. Al 53esimo il Chievo si rigetta in avanti, Meggiorini fa correre Paloschi, si chiude l'1-2, buono di tacco di prima, bellissima azione del Chievo con Kofi che si inserisce, vede il corridoio per Paloschi che angola troppo il tiro, chiude troppo il raggio di tiro e anzi era Meggiorini appunto con il piede debole, anche lui un mancino, e spreca una ghiotta occasione per chiudere probabilmente la partita. Intanto cambi nel Chievo, fa il suo ingresso in campo un altro dei nuovi acquisti di quest'anno, esce Kofi ed entra un intraprendente Ruben Botta, arrivato dall'Inter quest'anno al Chievo, minuto 70, Giovinco va via in bello stile a Frey e la palla per De Bock. De Bock può puntare, la bandierina rientra molto bene, manda vuoto Kavlan, entra in area, forse un contatto, la palla per Giovinco, ha tutto il tempo ma poi tira debolmente tra le braccia di Bizzarri, sempre molto attento, e Giovinco veramente spreca una ghiottissima occasione. Ancora Parma che prova a non arrendersi con Demidov in bello stile per Diskerud, intanto Franchi Romano dice di attaccare più alti, Diskerud ritorna sui suoi passi, prova il tiro ma sparacchia veramente alle stelle, e è il minuto 84
tutta la delusione di Vischerud. Intanto altro cambio per gli uomini del Chievo, entra Radovanovic ed esce uno dei migliori in campo, ovvero per pari mete mai. Entra un palleggiatore in più. Intanto al minuto 90 c'è una ghiottissima occasione, una punizione dalla tre quarti di Bistra messa in mezzo, il pallone scodellato, arriva bene Paloschi ma poi salva tutto sulla linea. Ancora una volta De Boek veramente provvidenziale, la palla per Maxi Lopez. Maxi Lopez può fa innervosire un po' Discherud. Vediamo l'azione prolungata di Maxi Lopez, veramente un maestro nella protezione del pallone. Potrebbe saltare i nervi a Discherud, che invece non riesce a togliergli la palla, e Rolin alla fine riesce a liberare questa palla. Siamo ancora alla fine e su queste immagini si conclude la terza domenica di campionato. Tutta la gioia degli uomini del Chievo, del presidente Campedelli, il Chievo che riesce a portare a casa tre punti importantissimi. Andiamo alle interviste del dopogara. Da Franchi Romano è tutto, alla prossima sintesi. Prima parte Donna Domitellata, tu spesso hai lodato il vostro allenatore che dal suo insediamento sulla partita del Parma avete veramente messo la quinta. Sì, ci ha dato quel cambio di mentalità che era il nostro problema. Avevamo un problema psicologico che magari prima non riuscivamo a superarlo, e adesso con l'arrivo del mister i risultati dimostrano che comunque stiamo facendo bene e puntiamo a fare ancora meglio. Ebbene, questa è la situazione di classifica, amici cari, galleggiamo a metà classifica, decimi, 4 punti dopo 3 giornate, si poteva fare meglio, ma si poteva fare anche decisamente peggio in questa modalità leggenda. Non ci resta che andare avanti e vedere un'altra giornata, la prossima, che sarà in casa con la Roma, quindi grosso impegno, un avvio di campionato veramente ostico. Vediamo che cosa succederà nel prossimo servizio. La quarta giornata di campionato mette di fronte Parma e Roma dopo un avvio diciamo abbastanza opaco per entrambe le squadre. 4 punti per il Parma che galleggia a metà classifica, confermato ancora Andrea Ramaio, come vedete dalle immagini, al centro della difesa, un giovane veramente scoperto dal nulla che sta ripagando la fiducia di Franchi Romano e del calcio Parma, la società stessa. Immagini sulla Roma con De Rossi oggi con la fascia di capitano per via dell'assenza di Francesco Totti, solito 3-5-2 per gli uomini di Franchi Romano. C'è José Mauri al posto di Appia al centrocampo per via di un infortunio. Resta fuori Vadim Demidov. Scambi di cortesie. La Roma si presenta con il nuovo acquisto tra i pali al posto di Morgan De Santis, ovvero Steve Mandanda, davanti con destro Gervinho e Florenzi, ad agire sulla destra Kevin Strootman, Nainggolan e De Rossi. A centrocampo, immagini per lui, Francesco Totti, il sempre eterno attaccante italiano, veramente una leggenda per il nostro sport. Immagini su Rolin, che ha commesso l'errore nell'ultima gara contro il Chievo, che ha consegnato il gol diciamo e la vittoria agli uomini di Eugenio Corini. Arbitra ancora il signor Guido Pantaloncini, tutto sembra pronto, fasi di allungamento pre-gara. Sulla palla i soliti Giovinco e Diamantakos, pronti a dare il via a questa quarta giornata di campionato. E si parte infatti con l'immagine, andiamo subito, appena 3 minuti è arrembante l'avvio del Parma con De Boek che può puntare il fondo, riesce a mettere in mezzo, libera la difesa della Roma poco elegantemente ma in maniera veramente efficace. Riesce a manovrare destro che forse subisce fallo da José Mauri, la palla che finisce a Strootman ma è bravo
svanisce la regola del vantaggio e quindi punizione dalla tre quarti per la Roma. Sulla palla va Castan pronto a battere, vediamo se sceglierà la soluzione corta, no, sceglie il lancio lungo. La difesa del Parma un po' messa male, ma riesce comunque a liberare e scampare il pericolo. Andiamo avanti con le immagini al decimo. Widmer, sempre molto propositivo, chiede l'1-2 a Diamantakos, si chiude, riesce a saltare Ashley Cole che interviene così. Proteste del Parma per questa entrata bruttissima di Ashley Cole, che viene solamente ammonito dal signor Pantaloncini. Veramente proteste di tutta la panchina al 13° minuto per questo intervento abbastanza scellerato di Ashley Cole. Vediamo, ormai superato da Widmer, sarà una spina nel fianco costante per tutto l'arco della gara di Ashley Cole. Widmer si va alla battuta, dunque minuto 14, va Diskerud, mette in mezzo, lasciato solissimo Diamantakos che può siglare al volo di prima intenzione un gol bellissimo, quello del vantaggio al 15° minuto per il Parma. Dunque Parma 1 Roma 0, grandissimo l'inserimento, ma veramente una disattenzione colossale dei centrali della Roma. Qui vediamo tutto solo Soletto, Yang Ambiwa veramente non ha tenuto la marcatura su Diamantakos, che ha sfruttato i blocchi in area e si è presentato da solo, ed è un gioco da ragazzi per lui, che alla quarta giornata è al terzo gol. Intanto si fa male José Mauri, veramente sfortunato in linea mediana il Parma, ed entra un nuovo acquisto alla sua prima apparizione, ovvero Ibo Ananike, preso da Laik Solna, e vediamo che manovra subito questa palla, andrà a fare la mezzala, chiede l'1-2 con Widmer, si chiude velocissimo il giocatore che mette in mezzo e Diamantakos spara con un piattone addosso a Mandanda. Ancora Diamantakos, apre molto bene per Widmer, c'è la chiusura di Gervinho. Vediamo Ashley Cole che non riesce a recuperare palla, quindi sarà angolo per il Parma di Franky Romano. Alla battuta del solito Mix Diskerud, cerca lo scambio corto, lo ottiene sempre con Rolin che può offrire palla a Widmer, salta tutta la difesa, mette in mezzo ma riesce a liberare la difesa della Roma. Ancora la Roma che viene in avanti, non ci sta, piccoli segnali di risveglio per la Roma di Garcia. La palla per Nainggolan che apre molto bene per Florenzi, Florenzi può puntare, rientra sui suoi passi, scarica in mezzo ed è bravissimo Ramaio. Qualche protesta dei giallorossi, ma sembra regolare il contatto di Ramaio. Gervinho ancora punta molto bene la difesa e poi Strootman incredibilmente ne spreca un cioccolatino, veramente non riesce ad angolare il tiro e svanisce qui tutto il rammarico di De Rossi per l'occasione sciupata. Giovinco viene avanti, Giovinco, apertura bellissima per il buon Anike che non ha problemi a raggiungere questo pallone, velocissimo veramente il giocatore nigeriano, riesce anche a guadagnare l'angolo sulla pressione di Nainggolan. La battuta ancora di Diskerud, cerca il centro ma sorveglia bene Steve Mandanda e su rinvio successivo di Mandanda si conclude la prima frazione di gara. Quindi Parma 1 Roma 0, si va negli spogliatoi con questo risultato ad attenderci la ripresa del secondo tempo. Roma alla battuta della seconda frazione di gara, incominciano subito tra interventi abbastanza duri i secondi 45 minuti di gioco. Viene avanti la Roma molto bene con Gervinho che con un tiro cross colpisce la traversa, non sappiamo quanto sia voluta questa soluzione, probabilmente era un cross ma colpisce con l'esterno e prende la traversa. Va bene a Skorupski, l'ex di turno. Il Parma viene in avanti, si distende bene con Giovinco che può puntare Yang Ambiwa, rientra sui suoi passi e guadagna un altro calcio d'angolo. Sostituzione al 54esimo, esce uno spento Mattia Destro ed entra lui Francesco Totti, giocatore in più in questa fase iniziale di campionato per gli uomini di Garcia, per la Roma. Quindi tutto lo stadio Tardini applaude l'ingresso in campo di Francesco Totti. Va dalla bandierina il solito Diskerud, tutto è pronto,
parte la parabola dell'americano, il colpo di testa di Rolin, un'altra occasione che va alle ortiche per il Parma e gli uomini di Franchi Romano. Rivediamo Rolin che salta più in alto di Yang Ambiwa, ma non riesce a centrare la porta difesa da Mandanda. Andiamo avanti, minuto 61, la Roma ha un'occasione, vediamo l'inserimento ancora, Totti che lavora questa palla, Totti arriva sull'out di sinistra, rientra con il destro, Nainggolan riesce a mettere al centro il tiro e Skorupski con un po' di dente avvelenato riesce a, per la cessione al Parma, riesce a dire di no. Riparte Giovinco e guadagna una rimessa laterale, molto bene, fa respirare la sua squadra. Minuto 64, esce Raja Nainggolan ed entra Miralem Pjanic. Garcia prova ad aumentare il tasso tecnico della sua Roma per provare a raddrizzare questa partita, giungere al pareggio e magari anche vincerla. E gli effetti sembrano dare subito i risultati sperati, con la Roma che si getta in avanti, ancora a manovrare sulla tre quarti, la palla che viene lavorata sull'out di destro, Gervinho mette in mezzo, riesce a liberare André Ramaio e si sviluppa da qui una protezione della palla di Diamantakos veramente importante che serve in Buonanì, che è velocissimo, quindi il contropiede del Parma. Ancora Giovinco appoggia per Diskerud, grandissima apertura, visione di gioco veramente alta per questo giocatore. Widmer rientra al centro, potrebbe tirare ma si perde in un tocco di troppo e riesce a fermare tutto la difesa della Roma. Ultimo cambio per la Roma, 82esimo, entra Seydou Keita ed esce Strootman. Ancora di più il tasso tecnico si alza per la Roma di Garcia. Tutto pronto, la battuta della Roma, la palla lanciata in avanti, molto bene Landre che riesce a rispedire in avanti la palla. Ashley Cole sulla pressione di Diskerud, uno dei migliori in campo insieme ad Eriksen e Landre. Viene fuori molto bene il Parma con De Bock, fortunato qui il rimpallo, Eriksen che può puntare il fondo per Landre, che proiezione offensiva, mette il cross basso e arriva Giovinco. 85esimo, si chiude la gara perché il Parma va sul 2-0 con questa azione veramente stupenda. Quattro passaggi, cross basso di Landre che si è sganciato dalla difesa a tre per arrivare nell'area avversaria e servire questo pallone per il più facile dei tap-in di Sebastian Giovinco. La gioia di Skorupski, l'ex. E dunque Parma 2, Roma 0, secondo gol in quattro partite per Sebastian Giovinco, la formica atomica. Veramente un buonissimo ritorno questo suo al Parma. Partita che va verso la fine ed arriva il fischio finale del signor Pantaloncini, tutta la gioia di Sebastian Giovinco, un risultato importante per il Parma che si porta a 7 punti, il migliore in campo sarà premiato, sarà Eriksen, ma da non sottovalutare anche la prova di Landre e Diskerud. Da Parma è tutto, Franchi Romano vi rimanda alla linea. Ennesimo gol splendido, accomodamento di una gran bella stagione. Sì, è una stagione bella, importante, speriamo di magari con l'Europa, e non ci costa nulla. Un gol applaudito anche da tifosi. Sì, li ringrazio, io ho cercato di ringraziarli alzando la mano. E dunque amici, alla quarta giornata siamo in quinta posizione, è prestissimo, stiamo mettendo via punti salvezza, sembra però che il Parma lo stiamo ricostruendo bene. Ora ci aspetta il prossimo appuntamento, vediamo se faremo una puntata singola o doppia con due partite, che sarà ostico, perché andremo a trovare in campo ostico, ovvero avversario, in trasferta l'Udinese.